City Report. Cari amici, City Report, insieme all'immancabile Diamond Frank, siamo tornati dove? Ai magazzini? Di Piazza d'Armi, ovviamente. Come mai, secondo voi? Guardate, cominciamo a farvi vedere qualcosa là. I rifiuti, rifiuti, rifiuti. Ma non è questo il motivo della nostra visita. Anche se qua c'era stato detto che sarebbe stato fatto un progetto, doveva esserci questo e quell'altro, invece notiamo zero. Ah, qui c'è una bella tavola dove mangiare, addirittura, guarda che bello. All'aperto. C'è anche uno sdraio. Sale, pepe, ragazzi, vi serve qualcosa? Frank, ti vuoi accomodare a prendere il sole? Sono pronti per l'estate, praticamente. Va bene. Dammi un secondo. Beh, direi che, Frank, siamo quasi ai livelli della precedente volta. Sì, a me sembra anzi la situazione sia anche addirittura peggiorata. Quando l'ultima volta ci avevano dato assicurazione che avrebbero tirato giù addirittura le ultime parti di struttura, invece è stata occupata nuovamente da altra gente, evidentemente, perché in questo momento le situazioni mi sembrano in due. Sì, e adesso andiamo a vederle, adesso facciamo una rapida visione. Un City Report Flash da Baggio con Frank ed Hermes. Finalmente li vedete sullo schermo assieme e andiamo avanti. Coesistiamo. Qua c'è una bella griglia dove cucinare, quindi la presenza qua la vogliamo garantire che c'è? Assolutamente sì. Lo sdraio ve l'abbiamo già fatto vedere. Andiamo a vedere questa costruzione. Che non è quella che ci è stata segnalata però, eh? In effetti è stata graffitata, vediamo anche che è stata murata. Molto interessante. Direi che allora vi facciamo vedere la struttura che abbiamo visto, che è la più attigua a via Forze Armate, che è questa qui. Addirittura c'è un percorsino fatto apposta, una rete tagliata, adesso in uscita ve la faremo vedere. Questa è una flash fatta al volo con Frank e il nostro amico Hermes per dare un aggiornamento sulla situazione di quel che succede agli ex magazzini di Baggio. Ci stiamo avvicinando, come vedete la costruzione, le finestre sono aperte. Andiamo a vedere. Ecco, questa è la struttura che andiamo a vedere oggi, dove ci è stato segnalato che ci sono persone all'interno. Dalle finestre direi che è tutto aperto, c'è anche una porta aperta, quindi andiamola a vedere. Qui c'è anche la scritta USA, oltre il percorso per entrare ed uscire. Guardate qui, bottiglie, bottiglie. Ed eccoci, questo è l'ingresso, la parte aperta, di là si va, guardate i rifiuti sempre. Tra l'altro notiamo che c'è anche una OFFO qua. Queste biciclette del comune noi le amiamo tantissimo. Questo è l'ingresso. Immondizia. Altre biciclette che indicano la presenza di persone. Andiamo a vedere l'ingresso, bottiglia di birra. Stracolmo di vestiti. E la porta è aperta. Vediamo se riusciamo a passare su queste cose.
puzza indescrivibile. Beh signori, qui la presenza delle persone c'è. Addirittura guardate, c'è nei lavandini l'acqua, la bacinella. Boh, direi che fa veramente troppo schifo qui. Possiamo anche andare. E la discesa è peggio che la salita qui. Ragazzi, che fatica. Ecco il nostro Frank, detto la piccola vedetta lombarda, calabro lombarda. Siamo usciti, l'odore è incredibile dentro, siamo di nuovo qua nel giardinetto e questa è la struttura che vi segnaliamo. Ci allontaniamo, questa è la stradina che ci riporta tra condizionatori, schifezze varie verso la civiltà o pseudotale. Io sono rimasto indietro, avanti ci sono i nostri amici che tutti conoscete. Bene, un'altra struttura che è occupata, quindi ve lo possiamo confermare, ci sono persone dentro, ci sono biciclette, c'è acqua per pulirsi e questo è il passaggio che è stato divelto, vedete, per riuscire a entrare. Guardate, con tutto il passeggiamento già fatto, senza problema proprio. Hanno lasciato qua la catena. Sì, che tanto non è servita molto, visto che guardate che ingresso che c'è. Va bene, andiamo avanti. Cari amici, via Forze Armate, per oggi da Baggio, magazzini militari, Hermes, abbiamo finito. La puzza ci ha devastati. Cosa puoi dire? Di lui è la prima volta che viene. Esatto, la prima volta che entro qua dentro non mi aspettavo una condizione simile, però Baggio riserva sempre un sacco di sorprese. Soprattutto quindi... le proprietà comunali, esatto, regionali, esatto, pubbliche. Alla camera oggi abbiamo il nostro amico Frank. Posso dire l'ultima cosa prima di chiudere? Che non c'è stato i soldi, il tempo per mettere a posto il magazzino di Baggio, in compenso sono riusciti a cambiare la bandiera dell'Ampi e la sua stele. Senza polemica, amici, Da Baggio, magazzini militari, tutto, Tullio, Hermes, Frank. Diamo un Frank. Alla prossima. City Report.